una società di gestione per la Fipili. Dibattito a margine del Consiglio sulla proposta del presidente Giani per la gestione regionale della Firenze-Pisa-Livorno. Rafforzare la figura del sindaco, approvata dal Consiglio regionale una mozione che prevede anche una revisione del testo unico degli enti locali per ridefinire le responsabilità dei primi cittadini. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il presidente Eugenio Giani ha annunciato che la regione è pronta a creare una società di gestione delle strade regionali che si prenderebbe in carico anche la Fipili, la Firenze-Pisa-Livorno, al centro delle polemiche per il suo stato di manutenzione. L'annuncio è stato oggetto di dibattito in Consiglio regionale. Sentiamo le dichiarazioni di una rappresentante della maggioranza, Cristina Giachi, e dell'opposizione, la pentastellata Irene Galletti. In realtà c'è stata una dialettica molto serrata ma finalizzata al bene, cioè finalmente a stabilire che quella infrastruttura ha bisogno di una prospettiva lunga, di lungo periodo, non soltanto di essere rattoppata, rimessa in sesto e di un rimedio ai danni momentanei. C'è bisogno di una prospettiva di utilizzo, di manutenzione, anche di organizzazione dello sfruttamento di quella infrastruttura. Che poi la società Autostrade, le Strade Toscane possa essere il soggetto più adatto, questo lo vedremo. Certo, c'è bisogno di un congegno che tenga insieme tutte le esigenze di un territorio complesso e di una rete viaria che è diventata strategica e sempre di più insieme alla rete autostradale. Quindi ben venga la comunicazione su questo e il dibattito che ne seguirà. Noi saremo pronti. Intanto oggi incassiamo la buona notizia dello stanziamento dei 4 milioni definitivamente avviati a sostenere i lavori in corso sulla Fipili, sperando che questo possa alleviare i fastidi e le fatiche e dei disagi per i nostri cittadini e cittadine. Anche qui chi ha governato dal 1970 continua a proporre delle soluzioni che fanno venire in mente soltanto una domanda: perché queste soluzioni non sono state proposte e programmate negli anni precedenti? Perché è chiaro che la situazione in cui versa in questo momento la Fipili non è certo dovuta soltanto a questi ultimi anni o al post-Covid. Quindi la verità è che è necessaria una strategia, servono degli investimenti massicci per raddoppiare le corsie in tutti i tratti dove questo è possibile e serve soprattutto una strategia che coinvolga anche il governo, perché non è possibile a questo momento che la regione possa fare da sola. E trovo che in questo momento la proposta di un SPA che debba gestirla sia fuori luogo e soprattutto non ben ragionata. Ricordiamoci che la regione deve anche cercare di dare dei fondi in più, perché sembra che ultimamente abbia dato 1 milione di euro in meno rispetto all'anno precedente, quindi è insensato che si proponga e si facciano delle idee, delle ipotesi su questa grande arteria fondamentale per la regione, quando poi la regione fa un passo indietro di addirittura 1 milione di euro. Cambiamo argomento. Il Consiglio regionale ha approvato una mozione presentata dal capogruppo di Italia Viva, Stefano Scaramelli, sulla realizzazione e il finanziamento di un percorso progettuale per sostenere il turismo in camper in tutte le città della Toscana. L'atto, che ha ottenuto 25 voti favorevoli, impegna Presidente Giunta ad attivare tutti gli strumenti per realizzare aree camper attrezzate in tutte le città della Toscana che siano vicine ai servizi turistici, ma allo stesso tempo tenga in considerazione il contesto storico dei territori. Sentiamo proprio Stefano Scaramelli. Sì, il Consiglio ha approvato all'unanimità un'azione importante, un turismo sostenibile, aree camper, che devono essere previste in tutti i comuni della Toscana con finanziamenti regionali, a finanziare interventi pubblici o privati che possano aiutare lo sviluppo di quello che è un turismo che in questo momento porta nel nostro territorio circa 6 milioni di turisti, ha una prospettiva, un trend in crescita fino a 10 milioni di turisti, una ricaduta economica di 2 miliardi. Riteniamo che sia importante per il turismo, per la sostenibilità ambientale, ma anche per il distretto produttivo che è molto forte nella Val d'Elsa ed è un'occasione di lavoro per tante donne e per tanti uomini. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione del gruppo di Fratelli d'Italia che ha come obiettivo il rafforzamento della figura del sindaco. È previsto anche l'impegno a promuovere presso il governo centrale un percorso di revisione del testo unico degli enti locali, chiarendo così definitivamente le responsabilità personali, professionali, giuridiche ed economiche della figura del primo cittadino. Sentiamo
Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia e Massimiliano Pescini del Partito Democratico. Un dibattito bello, molto ampio, ha portato all'approvazione unanime di questa mozione che Fratelli d'Italia ha posto all'Assemblea legislativa della Toscana, andando sostanzialmente a condividere un problema di attualità che tutta Italia sta dibattendo, che è quello della responsabilità dei sindaci, che per noi però è anche un'attenzione molto particolare alla formazione della nostra classe amministrativa toscana, il paese dei campanili per eccellenza. Non è stato difficile nemmeno, diciamo, entrare in empatia con l'argomento, tanti sono i ex primi cittadini che siedono all'interno di questa assise, e la volontà è stata quella appunto di andare a sostegno anche degli amici dell'ANCI per poter inviare anche noi al Parlamento nazionale una richiesta di rivisitazione del testo unico degli enti locali e far sì che le responsabilità dei sindaci vengano definite al più presto in maniera più chiara, non soltanto perché candidarsi a sindaco non rappresenti più un elemento ostativo, ma sia invece un elemento di ricchezza della nostra classe dirigente nazionale. Non si trovano i candidati, qualche volta per timore, qualche volta per un po' di paura, qualche volta per un'assenza di coraggio. Non so quale sia l'elemento peggiore in questo senso, ma dobbiamo ricordarci che nei consigli comunali che si realizza al miglior modo, diciamo, e si concretizza il miglior livello di vita democratica del nostro Paese, ma è anche la palestra dove si formano le classi dirigenti, non soltanto spesso dei partiti, ma anche della vita amministrativa locale. È difficile, in special modo nei comuni medio-piccoli e piccolissimi, trovare l'entusiasmo che solo pochi anni fa si riscontrava nelle comunità per questa, per avere la possibilità di fare questa missione civile, che è una missione bellissima. I comuni sono l'ossatura vera e propria del nostro paese, e la qualità dell'amministrazione e quindi anche la possibilità per i sindaci di essere riconosciuti nel loro ruolo, di avere serenità nella loro funzione e nella loro vita pubblica e amministrativa, è fondamentale per lo Stato. Se, come succede, non riusciamo più ad avere quella capacità di attrazione quando si propone a una persona di essere sindaco, ecco, questo io lo ritengo un segnale d'allarme che non è di oggi, comincia già da qualche tornata amministrativa. Serve riconoscimento economico, coperture dal punto di vista assicurativo che siano in grado di dare serenità, chiarezza nelle funzioni e ovviamente alcune mirate, puntuali riforme che diano sia per il codice civile sia per il codice penale chiarezza e diano anche ai sindaci una serie di responsabilità che siano in grado di poter controllare direttamente, altrimenti diventa una carneficina e questo non ce lo possiamo consentire, perché ne vanno di mezzo le persone, è sempre gravissimo, ma ne va di mezzo la Repubblica e la sua forza democratica. Voltiamo ancora pagina. A Palazzo del Pegaso è stata presentata la 59esima edizione di Cortona Antiquaria, che si terrà nel comune aretino dal 21 agosto al 5 settembre. Alla presentazione c'erano il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il vice Marco Casucci e il sindaco di Cortona Luciano Meoni. Cortona Antiquaria, come spiegato nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo del Pegaso, è la mostra sull'antiquariato più antica d'Italia e da quest'anno presenta una novità. La sede non sarà più nello storico Palazzo Vagnotti, ma nel più spazioso centro convegni di Sant'Agostino, in via Guelfa, in centro storico. Sentiamo le interviste. È importante essere qui perché è l'ennesimo segnale di una Toscana che vuole ripartire, che alza la testa e lo fa continuando nella sua storia, nelle sue tradizioni. Grazie al sindaco Meoni per essere oggi qui, grazie al vicepresidente Casucci per averla voluta
con forza. Io ho sempre detto che questo luogo deve essere il luogo per dare voce a tutti i territori della Toscana. Noi abbiamo una terra fatta di borghi incantevoli che attirano migliaia di turisti, centinaia di migliaia di turisti da tutto il mondo e che sono il frutto di quella che è la nostra idea di Toscana, una terra che nel tempo abbiamo saputo preservare, in cui gli amministratori, oltre a guardare il futuro, ne hanno anche saputo prendere cura. Siamo alla 59esima edizione, è un momento importante, non era semplice, grazie al coraggio di chi ha deciso di fare in modo che questa manifestazione possa svolgersi. Il 21 di agosto sarò con voi, perché momenti come questi danno il segno di una Toscana che rialza la testa e che, partendo dalla propria storia, dalle proprie tradizioni, guarda al futuro. Mobilio, arte, artigianato di qualità, la Toscana è anche questo, e il fatto che Cortona diventi la capitale in quei giorni di tutto questo è il segno di una Toscana che davvero alza la testa e guarda con speranza al futuro. Cortona Antiquaria è l'icona degli eventi estivi, non solo, nell'ambito anche turistico e culturale della città di Cortona. Ringrazio e colgo l'occasione per farlo il Presidente Mazzeo, che da subito, dal suo insediamento, si è dimostrato subito attento ai territori e abbiamo creato un ottimo rapporto che non è sempre scontato fra istituzioni. Per questo lo ringrazio di cuore, anche grazie, diciamo, a Marco Casucci, ma allo staff cultura e dell'assessorato del Comune di Cortona. Noi siamo davvero onorati di essere qua a presentare la nostra 59esima Cortona Antiquaria. È una mostra che da sempre ha dato lustro alla città, al territorio, ma ha prodotto effetti molto positivi. Penso solo a chi ha creato la mostra, a Lucarini, a Stanganini, a tutte persone che amavano la propria città. Sono partiti con una lungimiranza molto valida, guardando avanti, ma soprattutto sono partiti consapevoli non solo di dare lustro a Cortona nel mondo, ma di preservare il patrimonio artistico e culturale. Si parla di mobili, vero? Ma pensiamo a quello che è successo negli anni 70 soprattutto, quando alcuni antiquari giravano per le frazioni del nostro territorio, ma non solo, penso in tutta Italia, e racimolavano, tra virgolette, la mobilia, quella preziosa, in cambio magari del mobile lucido o del rinnovo della camera piuttosto che della cucina. Ecco, questi antiquari hanno prodotto un qualcosa di eccezionale, hanno preservato il nostro patrimonio. La mostra Cortona Antiquaria è la casa dove si può esporre questi patrimoni, si fa anche business, ci mancherebbe altro, da parte appunto degli antiquari stessi, ma tuttavia è una mostra che dà importanza a quello che è il mobile antico. Siamo tra le uniche mostre rimaste in Italia. Nel 2020, nonostante il lockdown, siamo riusciti a organizzare un evento particolare, spostando l'asse dal centro più centro storico possibile a Via Guelfa, quindi alla sede del complesso di Sant'Agostino, dove insiste la nostra partecipata, che ringrazio per l'appoggio che ci ha dato, e quindi la Cortona Sviluppo ha accettato di buon grado di inserire la mostra all'interno del complesso Sant'Agostino. È stata una risultanza molto positiva, perché è legata anche a collaterali, a un premio che ancora non sveleremo, ma un premio Cortona Antiquaria che tutti gli anni viene rilasciato a personalità molto importanti che sono distinte nella scienza, giornalismo e quant'altro. Quindi Cortona in quei giorni, ha detto bene il Presidente, diventerà la capitale del mobile antico, quindi la capitale nel mondo di un'arte che ha visto e vede tutt'oggi anche tanti restauratori del territorio comunale di Cortona che danno lustro veramente alle nostre eccellenze. Quindi io ringrazio e concludo ancora una volta il Presidente Mazzeo e la Regione Toscana per essere qui con noi, aspettando evidentemente il Presidente all'inaugurazione della mostra, che faremo assieme molto volentieri, perché tra Comune e Regione c'è un asse che oramai è saldo e stabile e che quindi darà molta, molta rilevanza al territorio. Chi conosce Cortona, la sua storia, sa quanto possa essere importante questa manifestazione. E va il mio grazie a chi ha fatto tutti gli sforzi possibili perché, malgrado il difficile momento che stiamo vivendo, potesse esservi anche la 59esima edizione di questa, che è una delle esposizioni, delle mostre più antiche. E questa mostra così antica e così legata al nostro territorio dimostra il legame indissolubile tra il turismo e la manifattura di qualità. Questa è la nostra Toscana.
il mobile antico, esposizioni che richiamano da sempre migliaia di visitatori da tutto il mondo, in una vetrina, una veramente cornice straordinaria, qual è la città di Cortona. Sono molto orgoglioso, ecco, di vedere ancora una volta la mia città ripartire con iniziative importanti che possano richiamare veramente i turisti. Ne abbiamo tanto bisogno perché il periodo è stato difficile e abbiamo bisogno anche di segnali di ripartenza concreta. Ecco, come sono solito dire, si può andare incontro alla ricostruzione soltanto se si è ben consapevoli di quello che è stato il passato. E iniziative del genere devono essere tutelate. Non a caso quest'anno ha avuto anche il marchio del Consiglio regionale questa iniziativa, e questo è molto importante perché dimostra la vicinanza dell'istituzione Regione Toscana, un ufficio di presidenza del Consiglio regionale che in questa consiliatura ha saputo ancora di più aprirsi al mondo fuori del Palazzo Pegaso e a creare una sinergia che sia veramente fruttuosa con le istituzioni. Un cammino non facile, ma che portiamo avanti con responsabilità, con dignità e, torno a ripetere, con la parola consapevolezza. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.